Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di un diario di una telefilm indipendente. Come vi avevo preannunciato, saranno tanti i video di questa rubrica perché tante sono le nuove uscite per il 2016. Tanto che ho pensato di dare la precedenza a farvi i video delle premiere, poiché non riesco a farvi il video premiere delle puntate premiere, non riesco a stare dietro a tutte le nuove uscite che ho deciso di seguire, e poi magari dedicarmi a tutte quelle serie televisive che invece sono riprese dopo la pausa, e dedicarmi a loro semplicemente poi nel finale. In ogni caso, oggi la serie televisiva nuovissima di cui voglio parlare è Beowulf Return to Shadelands, ovvero Beowulf torna a Shadelands. È una serie televisiva fantastica, come genere appunto abbiamo il fantasy, il dramma, l'avventura, la mitologia, che è ispirata al poema epico appunto di Beowulf. È una serie televisiva britannica trasmessa dal canale televisivo EET e composta da 13 episodi che sono stati creati e scritti da James Donner, Tim Ahnes e Kate Notman. Nel Regno Unito è stata trasmessa già dal 3 gennaio del 2016, mentre andrà in onda dal 23 gennaio, negli Stati Uniti. Noi possiamo già vedere i primi 3 episodi che sono stati postati nei vari siti di streaming in accordo appunto con l'uscita del Regno Unito. La storia ovviamente sarà una rivisitazione di questo vecchio personaggio inglese del poema di Beowulf, con alcune novità e alcuni personaggi inseriti liberamente dagli autori di questa saga. Il cast è composto da il solito facce abbastanza anonime che magari sono state scelte proprio per creare questo telefilm che a parer mio viaggia un pochino sull'onda di Viking, quindi secondo me chi l'ha ideato, scritto, pensato ha deciso di sfruttare un pochino l'onda di Viking e tutta questa moda che sta intorno agli uomini fighi, barbuti, con i capelli lunghi e che sono guerrieri. In ogni caso il protagonista è Kaeran Bew, che appunto interpreta Beowulf, e poi abbiamo altri volti abbastanza più conosciuti, come per esempio Laura Donnelly, che ha interpretato la sorella di Jamie in Outlander, e mi era piaciuta tantissimo perché già lì era una donna forte, decisa, e qua sembra proprio che il personaggio di Laura sia stato portato e rimesso in un altro telefilm allo stesso modo, perché qui eserciterà il ruolo di curatrice nel regno, però insomma non è poi così tanto diverso da da come l'abbiamo vista appunto in Outlander. Io ho visto semplicemente il primo episodio in modo da non farvi troppo spoiler e lasciarvi libertà per poter vedere tutto il resto. Nel primo episodio si vede Beowulf che torna a Eoroth, che è un regno che era presieduto, dominato, dittatoriato da Hrothgar, che fu per Beowulf una specie di padre putativo, di padre adottivo. Infatti ci sono diversi flashback durante la prima puntata che ci fanno un po' intuire come erano i rapporti quando Beowulf era piccolino. La prima puntata inizia proprio quando si vede Beowulf che perde suo padre, viene per colpa dell'attacco di un troll che poi riuscirà lui stesso, nonostante la sua tenera età, a sconfiggere, e per questo motivo verrà diciamo adottato da Hrothgar e portato nel suo regno a Eoroth. Ma vedremo nei successivi flashback che c'è una sorta di grande rivalità con il vero figlio legittimo, primogenito, Slean di Hrothgar, che patirà un pochino appunto il confronto con questo ragazzino Beowulf, che apparentemente sembra molto più dotato nelle arti della battaglia di quanto lo sia lui. Hrothgar è deceduto e ha passato il suo, diciamo, ruolo di Tamen, che credo sia una specie di Jarl evoluto, a sua moglie invece che appunto proprio passarlo a suo figlio Slan. Sua moglie si sente un pochino a disagio in questo nuovo ruolo perché ovviamente è una donna, ha paura di non essere rispettata abbastanza o comunque di non saper governare abbastanza. Si servirà sicuramente del aiuto leale del consigliere che anche Hrothgar usava. Consigliere che al tempo istruiva anche i bambini, appunto Slan e Beowulf.
Niente, c'è appunto il funerale organizzato con la veglia sul cadavere che è stato pulito, ornato e fregiato di una maschera d'oro e ci sarà poi appunto il banchetto consecutivo al funerale. Beowulf si fa accompagnare da un suo amico che sarà poi un suo alleato e sicuramente insomma formerà una coppia formidabile con lui all'interno del telefilm. Ma nel suo ritorno a Utgard verrà visto malamente praticamente da tutti. Infatti gli sarà vietato di poter recarsi al capezzale di suo padre adottivo, Hrothgar. Non gli sarà vietato di poter vedere addirittura la salma. E questo la dirà lunga appunto sul poco gradimento della sua presenza all'interno del regno, soprattutto da parte di Slane. Non si capisce per quale motivo lui non possa ancora accedere a questo, ma noi lo scopriremo. Fin da subito ci sono dei piccoli gli scontri che lo porteranno a conoscere appunto Evelyn, che è interpretata da Laura Donnelly, con cui insomma tra i due sembrerà da subito che ci sia una sorta di intensità. Evelyn però tuttavia è la specie di amante segreta di Slane, appunto il figlio legittimo del regno, che però è tutto arrabbiato perché appunto il padre non ha lasciato lui il ruolo di tame. Ad ogni modo, durante praticamente il banchetto funebre, avviene un omicidio. Il consigliere, amico di Hrothgar e istruttore anche di Beowulf, viene trovato ucciso proprio da Beowulf. Non riuscirà a dire a Beowulf però chi è stato ad ucciderlo, gli chiederà semplicemente di essere vendicato, altrimenti la sua anima non potrà entrare nel regno del Valhalla. Beowulf gli prometterà di vendicarlo e nel momento stesso in cui gli promette vendetta, vede che c'è un essere stranissimo, tipo non un troll, ma sempre un essere bruttarello, che scappa dal luogo in cui è stato ucciso il consigliere. Ovviamente entreranno tutti in quel momento e beccheranno Beowulf con la spada in mano e lo accuseranno dell'omicidio del consigliere, proprio perché poco prima avevano avuto un battibecco stuzzicante sul fatto appunto che Beowulf avrebbe avuto piacere di vedere la salma di Hrothgar e l'altro glielo aveva impedito. Slane, che non prova assolutamente nessun affetto per il suo fratellastro, chiede alla madre di condannarlo a morte, infatti così è. Benché Beowulf cerchi di spiegare le sue ragioni e cerchi di dire che non è stato lui ad aver ucciso il consigliere, ma è che è stata una bestia. In quel momento Evelyn si allontana dal regno per andare a cercare, credo, delle erbe nel bosco e viene proprio seguita da questa strana creatura. Fortunatamente c'è un bambino molto simpatico che vede questa creatura che insegue Evelyn e quindi riesce ad avvisare tutti quanti. In quel momento l'amico di Beowulf riesce a salvare dalla condanna a morte Beowulf e scappare con lui in modo da poter andare a salvare Evelyn. La creatura che ha deciso di seguire Evelyn sconfiggerà una specie di lupo mannaro enorme che vuole attaccare Evelyn e in realtà lui non vuole fare del male a Evelyn, ma sembra quasi nutrire dell'amore per lei. La porta nel suo regno, nel suo palazzo e si addormenta su di lei, cerca di farle delle coccole anche se il sospetto è veramente orribile ed Evelyn è terrorizzata. Beowulf arriverà a salvare Evelyn e porterà 3 dita di questa creatura indietro come prova del fatto che non è stato lui a uccidere il consigliere. Evelyn stessa, quando preparerà il corpo del consigliere per una degna sepoltura, si accorgerà che in realtà non è stato nemmeno ucciso da quella creatura, ma che è stato pungolato da qualcosa, infatti ha un foro all'altezza dei polmoni. E quindi c'è un grandissimo mistero, bisogna assolutamente scoprire chi è stato ad uccidere il consigliere, anche perché Beowulf gli ha promesso vendetta. La Teame Tenente, quindi Redda, che è la, diciamo, regina, decide di non proseguire ovviamente con la condanna, ma anzi preme a Beowulf dandogli la possibilità di andare a trovare Hrothgar e quindi di vegliare un attimo sulla salma di quello che fu il suo patrigno e poi gli chiede di abbandonare il regno, ma di proseguire nella ricerca di chi può aver ucciso il consigliere e quindi portare vendetta e onore al consigliere. Beowulf, nel momento in cui andrà a trovare il suo patrigno, avrà un altro flashback, ovvero si ricorderà del fatto che
Rothgard in realtà gli aveva confessato di essere lui il suo vero padre e che questo era un segreto che avrebbe dovuto mantenere, che di cui era a conoscenza semplicemente Beowulf e lui. La storia di Beowulf, insomma, non ha bisogno di grandi presentazioni. Esiste anche una pellicola cinematografica uscita diversi anni fa, che se avete piacere potete andarvi a vedere, così sapete magari in linea generale se vi può piacere la storia. Da quello che ho potuto vedere comunque nell'anteprima della seconda puntata, sì, ogni puntata avrà degli esseri magici. In questo mi ha ricordato un pochino anche Merlino, quindi se siete amanti di quel genere, secondo me potete dare una possibilità al telefilm. I colori, le immagini e la scenografia piuttosto che la fotografia sono ottime, nonostante si tratti di un telefilm britannico, appunto non hanno molto da invidiare ad altri tipi di telefilm, però sì, per adesso ho notato che forse l'ala fantasy supera un pochino l'area mitologica che magari invece noi possiamo respirare guardando Viking, che spero di potervi recensire la premiere della nuova stagione molto presto perché manca più o meno un mese e inizierà. In ogni caso, se non conoscete assolutamente la storia di Beowulf, vi do qualche nozione. Beowulf è un antico poema inglese che è stato ritrovato scritto in forma anonima e in una variante di lingua sassone occidentale, e poi appunto è stato tradotto in inglese antico fino poi ad arrivare a noi in inglese moderno. La datazione è ancora, diciamo, sconosciuta, ma gli studiosi ipotizzano che possa essere stato scritto intorno all'VIII secolo. È composto da più di 3.000 versi e ci è giunto a noi attraverso un unico manoscritto che è stato poi conservato nella British Library. Vabbè, nella libreria inglese, nella British Library, non riesco a dirlo. Il nome Beowulf fu poi attribuito a questa storia soltanto in un secondo momento, intorno al XIX secolo, e non sono state trovate fonti nordiche di nessun altro racconto che possano essere corrispondenti alla storia di Beowulf, quindi è possibile che chi ha scritto questo poema inglese in realtà abbia raccontato come fosse appunto una storia di invenzione, prendendo diversi spunti dal materiale leggendario dell'epoca vichinga o comunque di origine nordica. E nulla, ovviamente il poema è basato sui guerrieri e le varie leggende di esseri sovrannaturali che si intrecciano a Beowulf denotano ancora di più questa vena, diciamo, a livello di favola, di racconti che probabilmente al tempo erano oltremodo tramandati oralmente. È uno dei più lunghi poemi, se non il più lungo poema epico in lingua inglese antica e uno dei più antichi sicuramente che sono sopravvissuti fino al giorno no nostro, nostri. Nulla, appunto, si raccontano le gesta di Beowulf e cos'altro vi posso dire? Ci sono innumerevoli personaggi e comunque la caratteristica principale è proprio quella che questo racconto si basa, così come moltissimi poemi dell'epoca, saghe eccetera, si basano proprio sull'archetipo del guerriero che sconfigge il mostro. Perciò troveremo sicuramente sia nella serie televisiva, così come nel film, così come nel poema scritto, diverse creature, da troll a mannari a cose di diverso tipo, ognuna delle quali avrà il suo nome mitologico preciso. E per esempio nei sottotitoli che ho visto io, chi ha curato la prima puntata è stato molto preciso perché ha messo dei riferimenti a tutte quelle parole che sono di difficile comprensione per chi appunto non ha studiato le creature mitologiche antiche piuttosto che la tradizione nordico-norrena. Infatti anche il Valhalla
viene fatta una piccola postilla che la descrive come il luogo in cui i combattenti, le anime dei combattenti vengono accolte, così via dicendo anche per quanto riguarda i nomi delle creature che compaiono all'interno del telefilm. Io quindi vi rimando alla prossima puntata di Diario di una telefilm indipendente che registrerò subito dopo questa e vi chiedo se avete visto Beowulf di dirvi cosa vi è sembrato a voi, se vi convince, se vi sembra troppo fantasy, poco mitologico, se vi piacciono gli attori, se vi ha colpito qualcosa in particolare. Diciamo che anche l'inserimento di queste creature magiche non è fatto malaccio per essere appunto un telefilm britannico. Ovviamente non sono super reali, però insomma sono accettabili. Detto questo, ancora niente. Fatemi sapere se lo vedete, se è una storia che vi può piacere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!